Un caro saluto a tutti i liberi ricercatori e a tutte le libere ricercatrici. Spesso sotto i video di YouTube si trovano tante informazioni inserite dalla piattaforma, meglio dai gestori della piattaforma, che dovrebbero aiutare a fare attenzione alle tematiche dei video. Come questa, ad esempio, da le scie di condensa esistono da sempre, ma le scie chimiche, dove sotto si legge: la teoria del complotto sulle scie chimiche sostiene che alle scie di condensazione visibili nell'atmosfera terrestre, create dagli aerei, siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici spruzzati in volo per mezzo di ipotetiche apparecchiature montate sui velivoli per varie finalità. La mia domanda è: quanto è vera questa informazione? E se non è vera, e ve lo vado a dimostrare di seguito, quanto sono vere le altre informazioni o suggerimenti che siano che appaiono sotto altri video? Guardo spesso il cielo e accidenti, non sono un complottista. I complottisti sono quelli che mettono in atto i complotti. Decisamente mi reputo un complottologo, ovvero un essere umano che analizza e cerca di trovare i complotti. L'ho scritto anche sul libro Il Risveglio, che potete leggere gratuitamente attraverso il sito tinelli.eu. Trovate anche l'audio sul canale radio Spreaker del complottologo. Si accede sempre tramite il menu a tendina dalle pagine del sito tinelli.eu. Ma torniamo alla tematica di oggi, della manipolazione meteo. Sulla playlist Geoingegneria avete a disposizione innumerevoli ricerche fatte nel corso degli anni sull'argomento. E oggi desidero portare alla luce altri documenti governativi e le considerazioni in merito. Trovate sempre tutti i link nella descrizione del video di tutti i documenti. Questo che vediamo è del Controllore Generale degli Stati Uniti. Il documento è del 1972 in risposta al senatore Squaker su una domanda posta il 22 settembre 1971. Pensate solo a quanti anni sono passati. 51 anni. Chissà se i politici di adesso, appena eletti, si pongono quesiti di questo genere. Comunque la domanda chiedeva informazioni sulle attività dell'inseminazione delle nuvole e nella risposta si legge chiaramente che il programma degli Stati Uniti è supportato dalle agenzie federali che in questo programma ha il proposito sull'impatto dell'inseminazione delle nuvole, sulle precipitazioni, sui temporali, compresi prodotti chimici per l'inseminazione e i loro effetti sull'ambiente. Scrivono anche che hanno raccolto i dati sull'inseminazione delle nuvole sopra la Pennsylvania. 51 anni fa scrivevano quanto si legge qui. Parecchie agenzie federali supportano i programmi di modificazione del meteo con l'inseminazione delle nuvole. Quindi altro che complotto della teoria sulle scie chimiche. Ma andiamo avanti. Ulteriori programmi di ricerca comprendono modificazioni delle precipitazioni, modificazioni della nebbia e delle nuvole, soppressione della grandine e modificazioni di lampi ed uragani. Nelle pagine del documento si leggono diverse cose, tipo che a questo progetto hanno fatto parte la Marina, l'aviazione, l'esercito, e poi andremo a vedere un altro documento dove è coinvolta anche l'energia elettrica generale. Pertanto non si tratta solo delle agenzie federali, meglio, c'è in ballo il denaro. Qui ad esempio lo dicono chiaramente: per l'inseminazione delle nuvole usano diversi metodi, sia attraverso l'aria che il suolo. L'inseminazione aerea attraverso l'inseminazione con i razzi contiene ioduro d'argento, il materiale più comune per l'inseminazione delle nuvole negli Stati Uniti, che vengono innescate e lasciate cadere dagli aerei o generatori di propano o attaccate alle ali dell'aereo. Questo è quello che facevano più di 50 anni fa, ma gli esperimenti li fanno ancora oggi, eh? State vedendo questi video? Cioè, pensate veramente che stanno divertendosi a scrivere nel cielo? Cioè, sarà anche una moda, non lo metto in dubbio, ma questi aerei fanno le scritte nel cielo, fanno i disegnini. Beh, se tutto diventa moda, può essere, ma intanto stanno errorando, alla faccia di coloro che non credono all'imbarazzante piano di inseminazione che prosegue da anni, come abbiamo appena visto. E torniamo al documento. Servivano per incendiare l'acetone con lo ioduro d'argento
e produrre nuclei che venivano poi inviati in dosi controllate nelle nuvole. Non voglio addentrarmi nel tecnico, ma riaffermare che il governo ammette di manipolare il meteo, compresi gli uragani. Punto. Ora, se nel 1971 i governi hanno confermato che controllavano il meteo da anni, e su una pagina del documento si leggono gli anni 1960, 61 e 65, andiamo a vedere la pagina in lingua inglese dell'uragano Betsy. Purtroppo, su Wikipedia, come potete vedere, non c'è in italiano. E leggiamo tra le righe. È stato un ciclone tropicale intenso e distruttivo che ha portato danni diffusi ad aree della Florida e della costa centrale del Golfo degli Stati Uniti nel settembre 1965. E attenzione qui. La natura irregolare della tempesta, sapete cosa significa natura irregolare? Che non si è comportato come i tipici uragani precedenti. E poi leggiamo, Betsy è il primo ciclone tropicale nel bacino atlantico a subire danni per almeno $1 miliardo. Si parla del 1965. Questo è successo quasi 60 anni fa. E guarda caso, esattamente negli anni dove abbiamo appena visto che hanno confermato di irrorare le nuvole per manipolare il meteo. E per farla breve, guardate l'immagine dell'uragano. È ovvio che è un'immagine manipolata per far sembrare la Terra un globo. Ho voluto divertirmi a sormontare l'immagine dell'uragano con la stessa curvatura. Sarebbe stato un uragano enorme da comprendere Spagna, Francia, Italia, Austria, Romania e parte della Grecia? Nah. Comunque sia, questo è stato il primo uragano con un comportamento di natura irregolare. E adesso vi mostro la storia del progetto Cirrus sulla meteorologia redatto nel luglio 1952. Leggiamo qui, il progetto Cirrus è iniziato il 28 febbraio 1947 per la ricerca di studi sulle particelle delle nuvole e la modificazione delle nuvole. Qui si legge anche il numero del contratto, ma ne hanno fatti veramente tantissimi altri, perché il documento è stato redatto nel 1952. Sono passati esattamente 70 anni. Riuscite a immaginare quante modifiche e quanti passi in avanti hanno fatto da allora per modificare il meteo? Sul documento trovate un sacco di notizie di tematiche interessanti, ma quello che interessa è l'argomento numero 8, uragani e incendi delle foreste. Praticamente in questo documento ammettono di modificare uragani e incendi delle foreste. Non serve dire altro. I governi hanno e sapevano come modificare il meteo. È riportato e questo dimostra ancora una volta che non è una teoria quella del complotto delle scie chimiche, ma è la cruda realtà. Grazie di aver guardato. Dino.